Ecco perché il tuo team non collabora. Ci capita molto molto spesso di avere a che fare con titolari, gestori di bar che lamentano la mancata collaborazione da parte del proprio personale, dei propri dipendenti, a volte addirittura dei familiari. Ma perché questo accade? Ecco, partiamo sempre dal presupposto, ci viene detto, ma questa cosa io gliel'ho detta, gli ho chiesto di farla, però non viene poi fatta, soprattutto non viene fatta magari nel tempo. Ecco perché questo accade. Non necessariamente perché magari le persone con cui abbiamo a che fare non lo vogliano, cioè non è che abbiamo a che fare con persone che ci remano contro, ecco, che è quello che poi magari invece si arriva a pensare. No, la realtà è semplicemente che alcune cose è necessario strutturarle. È necessario avere, ad esempio, un mansionario in cui viene specificato chi si deve occupare di quale attività. Altrimenti c'è un po', no, lo scarico delle responsabilità. No, pensavo facesse lui, no, ma doveva farlo quello dell'altro turno. Ecco, questo vale naturalmente se hai più collaboratori, ma l'esperienza ci insegna che vale anche se si è in pochi, due, tre, magari anche due o tre di famiglia. In questo caso il consiglio è quello di non avere magari un mansionario specifico dove a ognuno viene, per ognuno viene stabilito cosa fare, ma magari è sufficiente indicare quali sono, ad esempio, le attività che vanno svolte in apertura, quelle che vanno svolte nel turno centrale, quelle che vanno svolte in chiusura. Così, a seconda di chi si trova in quel turno, sa esattamente cosa deve fare. E questo è fondamentale costruirlo, costruire questo foglio, questo schema, niente di complicato, basta veramente carta e penna e indicare per ogni turno quali attività vanno svolte, ma soprattutto poi bisogna condividerlo con gli altri, altrimenti rimane un qualcosa estrapolato dalla nostra mente ma senza nessun valore. E poi, una volta condiviso, va verificato nel tempo, magari dopo qualche giorno, poi via via. Si può allungare il tempo in cui si va a fare un check, che effettivamente ogni giorno, nel momento in cui è stato previsto, queste attività vengano svolte. Per alcuni compiti è bene anche individuare delle responsabilità. Questo, ripeto, vale sia per magari team più ampi, 5, 10, 15, 20 persone, ma vale anche per 2, 3, 4 persone che collaborano, anche della stessa famiglia. Ad esempio, ci può essere un responsabile degli ordini, ci può essere un responsabile delle pulizie, ci può essere un responsabile dell'ordine, dell'organizzazione degli spazi, del magazzino, del banco bar. Ecco, assegnare delle responsabilità fa sì che ognuno si senta più coinvolto in quell'attività e soprattutto che se ne faccia capo, cioè la senta veramente sua, e quindi in questo modo avremo la certezza che quell'attività viene svolta nel migliore dei modi. Quindi, se hai questa sensazione di avere un team, di essere circondato di persone che magari non collaborano con te, ecco, invece che attribuire la responsabilità all'esterno, quindi a loro, prova a prendere in mano la situazione. Organizza un mansionario, organizza delle responsabilità, segna delle responsabilità e vedrai che certamente la situazione migliorerà e quantomeno avrai ben chiaro se, perché può capitare, c'è qualcuno che invece proprio non vuol sentire, avrai ben chiaro di chi si tratta e quindi potrai prendere le dovute decisioni riguardo questa persona.